Il cibo vegan sta diventando sempre più presente nelle nostre tavole. Personalmente mi piacciono tantissimo le sfide e amo trasformare i grandi classici della tradizione italiana e rivisitarli in chiave vegan. La sfida oggi si fa sempre più interessante, ho pensato di ritrasformare la mille foglie. Secondo voi ci riusciamo? Per preparare la mille foglie vegan abbiamo bisogno di 100 g di pasta Fillo, 200 g di mascarpone vegan, 500 ml di latte di soia, 70 g più 50 di zucchero di canna integrale, una bustina di zafferano, scorza di un limone bio, 60 g di amido di mais, 200 g di frutti rossi a piacere, 2-3 cucchiai di olio di semi di mais, facoltativo 20 g circa di cacao amaro. Qui ho preso la pasta Fillo, che sarà il sostituto della classica pasta sfoglia. La pasta Fillo è fatta semplicemente con farina di riso, acquistata al supermercato perché è difficilissimo realizzarla in casa. Cosa facciamo? Realizziamo dei quadrati. Quindi con la rotellina tagliamo la sfoglia in quadrati. 15, perché voglio realizzare 5 monoporzioni di mille foglie. Adesso io ho preso due leccarde, successivamente farò un'altra infornata. Andiamo a pennellare ogni quadrato di pasta Fillo con dell'olio. E poi andiamo a spolverizzare con lo zucchero di canna integrale. Continuiamo dunque in questo modo fino ad esaurire tutta la sfoglia praticamente, e poi andiamo a cuocerla in forno caldo preriscaldato a 180 gradi per circa 10-15 minuti, fino a quando vediamo che la superficie diventa bella dorata. Questo è il risultato, vedete, i fogli sono davvero finissimi. Poi per fare la mille foglie possiamo prenderne un paio alla volta oppure uno solo per volta, come vi trovate meglio, come vi piace di più. Adesso facciamo la crema pasticcera vegana. Ripassiamo la ricetta perché l'abbiamo vista anche questa più volte. Prendiamo una casseruolina e versiamo il latte di soia. Bene. Poi abbiamo l'amido di mais. E andiamo a romperlo, quindi a solubilizzarlo praticamente, con il frustino. Mescoliamo, versatelo, mi raccomando, da freddo, quando il latte di soia è freddo, così non si formeranno i grumi. Altrimenti sarà un po' problematico. Mescoliamo bene. Si formerà un po' di schiuma, ma non ve ne preoccupate, perché poi quando si addensa la schiuma se ne va. Uniamo lo zucchero di canna integrale e aromatizziamo con delle scorzette di limone. Continuiamo a mescolare. Per rendere la crema pasticcera bella colorata, aggiungiamo anche lo zafferano. Vedete che la crema si è praticamente addensata e la schiuma è sparita. A questo punto mescoliamo un altro pochino. È un po' più densa rispetto alle classiche creme pasticcere vegane, perché l'ho pensata proprio per una farcitura. Ah, nel frattempo ho anche rimosso le scorzette di limone. Per un aroma più intenso potete anche lasciare un po' di tempo in macera la scorza di limone nel latte di soia. Abbassiamo bene e solo a questo punto, quindi quando già è densa la crema, possiamo unire il succo di mezzo limone. Così. La presenza dell'amido impedirà la coagulazione del latte. Ecco qui. Una volta intiepidita la crema, non deve proprio rapprendere completamente, possiamo unire il mascarpone. Questo è un mascarpone vegetale fatto in casa e vi rimando alla mia ricetta che potete trovare in sovraimpressione oppure a fine del video. Bene. E amalgamiamo il tutto. Ora trasferiamo il tutto all'interno di una sac à poche con beccuccia a stella. Adesso non ci resta che assemblare le sfoglie. Io ve ne faccio vedere una e poi chiaramente il procedimento sarà uguale per tutte. Prima una o due sfoglie, dipende da voi se vi piace più o meno croccante, ok? Mettiamo un po' della nostra crema.
Tutti rossi a piacere. Ancora sfoglie. Magari ne possiamo mettere due. Potete mettere in mezzo quelle che non sono proprio venute bene bene bene. E continuiamo fino alla fine. Per l'ultimo strato vi consiglio poi di mettere un po' di crema che abbiamo realizzato, un po' di cacao amaro sopra così, qualche frutto rosso e potete servire. Per una presentazione impeccabile vi consiglio di preparare e servire immediatamente la vostra mille foglie vegana. Certo, se volete potete anche prepararla per tempo e congelarla. Vi dovete però ricordare di tirar fuori dal congelatore 2 ore prima la vostra sfoglia per servirla agli ospiti. Però volete realizzarla al momento? Quanta soddisfazione avrete?